chiamiamo, siamo felicissimi di averla qui con noi, Giulia Ponte, Giulia. Attrice comica. Giulia, dove sei? Ci sei? Ciao, ci sono. Ciao. Io vi saluto e vi lascio a Giulia tutto per voi. Ciao. Okay. Ciao, Piero, ciao, ciao, grazie, ciao, grazie. Grazie a voi. Eccoci Giulia, eccoci qui fra amici. Come stai? Bene. Dimmi, un'attrice comica, come vive questo tempo di quarantena? Allora, ma dunque, in realtà all'inizio io l'ho accolto come un regalo, perché finalmente ho detto un po' di tempo rilassato, un po' di calma, un po' di pace. E quindi le prime settimane mi sono messa a fare tutte quelle cose, sai, che hai arretrate da mesi, quindi sistemi il sito, sistemi la casa, avevo un vestito da cerimonia da lavare da 6 mesi, sai, quei lavaggi che devi fare a mano, lunghissimi, insomma, mi sono messa a fare tutte queste robe qua. Poi ho scritto anche un po' e quindi le prime settimane, insomma, così. Poi... diciamo, ho iniziato un po' ad iniziare un pochino a pesarmi, ma in realtà neanche così tanto. Cioè, devo dire che sto riempiendo le giornate con tante cose da fare. E, diciamo che... No, vai, dimmi. No, concludi, scusami. Vai. No, diciamo che mi aspettavo che in questo tempo sarebbe stato magari un tempo per mettersi tantissimo a creare, quindi magari un tempo che poteva essere di incubazione per un nuovo spettacolo. E devo dire la verità, in realtà è abbastanza non è semplicissimo in questo momento mettersi a lavorare su una nuova produzione, sulla creazione. Non so se hai avuto modo di seguire la nostra trasmissione, ma abbiamo avuto Lucilla Giannoni. L'ho vista, infatti mi ha molto rincuorato sinceramente sentire lei. E diceva proprio questo, vero Claudia e Guido, stavo dicendo che Lucilla ci diceva proprio che non è il tempo di creare questo, adesso è il tempo dell'attesa, insomma. In tantissimi ce lo stanno dicendo, anche chi fa musica, è il tempo di ascoltare, di capire, perché manca qualcosa. Qualcuno mi ha anche detto che manca qualcosa, c'è un pezzo che ci manca e quindi dobbiamo capire quello. Però io avevo una domanda da fare a Giulia, perché al tuo ultimo spettacolo nel pubblico c'era anche il tuo psicanalista, se non ricordo male. Aspetta, ti ho perso. Se non ricordo male c'era anche lui. Ce l'hai mica il numero, perché ne avrei bisogno? L'abbiamo perso. Dicevo Giulia che nel tuo ultimo spettacolo fra il pubblico c'era anche il tuo psicanalista. Sì. Ce l'hai mica il numero, perché ci servirebbe in questo periodo eccezionale. Il tuo psicanalista aveva fatto una terapia veramente efficace su di te, ricordo. Giulia, dici il titolo dell'ultimo spettacolo, dato siamo venuti a vederti a Torino e... ci siamo divertiti molto. Se vuoi parlarcene, come è nato, di pure il titolo, perché io me lo sono scordato. impronunciabili. Si chiama Non tutto il male viene per nuocere, ma questo sì. Esatto. Possiamo vedere un pezzettino? Così? Possiamo vedere un pezzettino? Ce l'abbiamo? Sì, dai. Pensa che bello. Aspetta, vado? Sì. Tutto andrà male. Nella mia farmacia c'è una cliente talmente assidua che hanno creato una raccolta punti apposta per me. Me ne mancano 8 e prendo l'aerosol gratis. C'è una ragione che cresce in me e l'incoscienza svanisce. Un po' di pane? No, non posso. Sei celiaca? No, un altro tipo di problema. Un po' di vino? No, non posso. Sei incinta? No, magari non scopo da mesi. Io sapevo di amarlo dal suo primo messaggio su Messenger. Questo. È come un gatto nella notte finita.
Che film porno, ricevo talmente tante proposte interessanti che sto pensando di aprire un'agenzia per il lavoro. La chiamerei Lavori di Merda. Non c'è molto da dire. Ok, bello, bello, ci siamo divertiti molto. Ma hai fatto anche il Fringe di Roma, vero, con questo? Sì, quest'anno, a gennaio. Sì, sì, sì. È stata un'esperienza bella. L'abbiamo conosciuta al Fringe di Torino, quando avevi fatto Ti lascio perché ho finito l'ossitocina. Sì, sì. Che poi... titolo sei più preparato, vedo. Come? Sì, sì, vabbè. Ma perché ti ho portata, ti abbiamo portato anche a Chivasso in stagione, quindi... Sì. Devo dire che quello che aveva colpito tantissimo... C'è l'80% della promozione del titolo, perché Ti lascio perché ho finito l'ossitocina, è un titolo fighissimo, Giulia, davvero. Però siamo sempre stati curiosi, vero? Spiegacelo, come è nato questo titolo? Allora, praticamente è nato, cioè, è nato sullo spettacolo, è nato con lo spettacolo, praticamente da subito, con le prime righe dello spettacolo. Perché all'inizio io avevo, di questo spettacolo avevo 10 minuti, era nato in occasione di un corso di scrittura comica e praticamente parlava già dello stesso argomento, quindi appunto l'abbandono, diciamo i risvolti tragicomici dell'essere abbandonati. Poi io con questo piccolo monologo vinsi un concorso a Firenze di monologhi e il premio era essere messa nella loro stagione teatrale l'anno successivo con lo spettacolo intero, che io non avevo, avevo 10 minuti. Per fortuna appunto mi hanno programmato dopo 9 mesi e nel frattempo il ragazzo con cui stavo veramente all'epoca mi lasciò. E quindi da lì ci fu un sacco di ispirazione. E quindi praticamente da 10 minuti lo spettacolo è diventato poi L'ora che è, e aveva già quel titolo in origine, perché appunto nasceva da quei 10 minuti che erano proprio un esercizio praticamente, che poi è diventato realtà. Quindi praticamente mi ha portato sfiga a un certo punto di vista. Niente, proprio. Comunque è stato un successone al Fringe di Torino, eh? Sì, sì, sì. E io praticamente ho iniziato a lavorare con, cioè a lavorare davvero con quell'esperienza. Io non mi aspettavo assolutamente che, non mi aspettavo che venisse pubblico. Per me è stata proprio una roba, una sorpresa vedere che funzionava. Abbiamo un messaggio di Maria Paola Cena che dice: bellissimo lo spettacolo, ti lascio perché ho finito l'ossitocina. Grazie. L'ha visto. Bene, Claudio, vuoi domandare qualcosa a Giulia? Ma guarda, a me fa pensare questa roba del lasciarsi, no? Io penso, adesso, sempre rimanendo nel rispetto, mi piace di ricordarlo, nel rispetto del momento, però cosa ne pensi delle persone che vengono lasciate in quarantena a questo punto? Cioè, ci saranno persone che vengono lasciate in quarantena? Cioè, cosa c'è? Che situazione può essere questa? Ma soprattutto come? Cioè, come ci si lascia in quarantena? Con un messaggio, guido a distanza. Con l'SMS non è più un tabù, non è più una quella roba che dici che non so. Perché ci può fare solo però Guido dice: se viviamo insieme e non possiamo uscire, ci lasciamo, ma siamo costretti a convivere. Questo è un altro aspetto meno comico. È tragico. Io ho un paio di amici che si sono lasciati in quarantena e rimessi insieme in quarantena. Perché sta durando così tanto che ormai succedono un sacco di cose. Sì, 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 sta durando talmente tanto, quindi... Curiosa questa cosa, come avviene che ti riesci a lasciare, a discutere, a rimetterti insieme in quarantena? Cioè, su questo poi uno ci può lavorare tanto, siccome ce n'è di materiale, poi... Sì, 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 è vero. Si può immagazzinare, è un periodo in cui si può immagazzinare tanta roba, sicuramente. Appunto, magari non di creare, ma di immagazzinare. Allora, beh, a parte che c'è Damiano Madia o Madia che dice: grande Giulia Ponto, bravissima attrice, super comica e bellissima. Giulia, dai, Giulia, adesso è vero che abbiamo stoppato tutto, però che progetti avevi? Avevi degli spettacoli, avevi delle date in questo periodo? Sì, sì, avevo delle date di vari spettacoli, perché adesso io ne ho 3 che girano. E avevo gli spettacoli. Ho fatto l'ultimo il 22 di febbraio, mi ricordo che facevamo le prove al pomeriggio qui a Torino
ci è arrivata la notizia del primo contagiato in Piemonte, ed è stato infatti l'ultimo spettacolo che ho fatto. Poi tutti gli altri sono stati bloccati, rimandati, alcuni rimandati due volte. Adesso sono quasi tutti sospesi e si spera che verranno riprogrammati nel periodo autunnale. Insomma, la speranza è questa. Ce lo speriamo tutti, una speranza comune. Anche noi abbiamo tante date saltate. Purtroppo questo è quello che affligge il mondo dello spettacolo. Noi ti abbiamo visto alle Music Hall. Novembre. Novembre, sì. Novembre. Okay. Invece raccontaci un po' il Fringe di Roma rispetto al Fringe di Torino. Differenze, clima. Come, raccontaci un po' questo Fringe che ormai sta sbancando in tutte le metropoli, eh? Allora, dunque, intanto è molto diverso il fatto che il Fringe di Torino fai lo spettacolo, vabbè, quando l'avevo fatto io tipo erano 9 o 10 giorni di seguito, adesso mi sembra che facciano una pausa in mezzo, comunque dura praticamente 2 settimane, quindi fanno una decina di repliche, mentre invece il Fringe di Roma fai 2 giornate di seguito, e quindi sono 15 giorni di spettacolo, però tu il tuo spettacolo lo fai soltanto 2 sere. Quindi è un po' diverso quello. Non hai la ripetizione, e quindi non hai neanche magari tanto la possibilità magari di avere il passaparola come può essere il Fringe di Torino, che aumenta il suo pubblico nei giorni. E poi Roma è molto difficile. Devo dire che il Fringe di Torino è molto seguito. Il Fringe di Roma fa molto più difficoltà un po' da sempre, se non sei romano è tanto difficile, perché comunque c'è un'offerta incredibile e non è tanto pubblicizzato, comunque è una realtà ancora piccola, quindi io mi sono trovata bene con l'organizzazione perché è stata una bella esperienza a livello umano, però appunto non c'è tanto pubblico, questo è un po' un peccato per ora. E io ho un amico che è venuto a vederti a Roma. Ha detto che è andato molto bene comunque la tua data a Roma. Sì, è andato molto bene, cioè il pubblico non era tanto, però era molto caldo. Esattamente quello che mi è stato riportato, insomma. Io ho una domanda, Giulia. Allora, i tuoi personaggi, anzi il tuo personaggio negli spettacoli, è il personaggio di una donna imbranata, se vogliamo, piacevole, che ha tantissime ansie, tantissime paure, ma poi in realtà dei risvolti anche buffi, e da questa sua imbranataggine viene fuori una donna forte. Quanto c'è di Giulia in quello? Ad esempio, quanto Giulia è una persona ansiosa, quanto Giulia ha paura delle malattie, quanto Giulia è perdente in amore? C'è molto di Giulia, diciamo. C'è molto di Giulia. Ci sono tutte queste contraddizioni. Diciamo che io prendo magari le parti che penso possano essere più adatte alla comicità, diciamo così, e in certi aspetti magari appunto le esagero, le estrapolo, ci gioco più che altro. Le manipolo per giocarci, però sì, prendo molto dalle mie nevrosi, che è un, insomma, anche da un punto di vista, diciamo, dell'equilibrio mentale è molto utile questa cosa. Terapeutico, cioè. Terapeutica. Sì. Beh, io mi ricordo che è stato un periodo nei vari psicanalisti, come dicevamo prima, che ho avuto modo di frequentare nella mia vita, perché è una cosa che io amo particolarmente, andare dallo psicologo, cioè io ci andrei. L'hai detto, l'hai dichiarato proprio, lo dici. Sì. E purtroppo costa, se no io ci andrei tutto il giorno, tutti i giorni. ed ecco, è uno dei migliori con cui ho avuto a che fare, mi prendeva tantissimo per il culo e mi insegnava proprio a ridere di me, delle mie ansie, in qualche modo ad allontanarmici. E secondo me lui è stato uno dei miei maestri di teatro migliori. Vero, concordo. Interessante. È interessante. E allora quindi con questo periodo un po' dove la malattia, che è una delle tue nevrosi, no? La malattia esiste di fatto perché c'è. Come la stai vivendo? Cioè, come stai vivendo? Riesci a trovare il lato comico anche in questo momento e quindi probabilmente nascerà un pezzo o emerge quella Giulia nevrotica e divertente, oppure ti senti appesantita da questa situazione? Cioè, qual è l'emozione?
Ma diciamo che la malattia io, nonostante appunto la senta molto nei telegiornali, io non la sento così vicina, cioè, perché non è, per fortuna nessuno dei miei familiari o amici è stato, insomma, ha avuto la malattia, quindi è come se la vedessi comunque come una roba abbastanza lontana, cioè, ovviamente con tutte le attenzioni che devo prendere per forza per farci attenzione, però cioè, per dire non sono particolarmente ossessionata come si potrebbe magari appunto giustamente pensare. E, più che altro quello che proprio vivo in maniera, diciamo, sulla pelle è proprio questo confinamento, la dimensione della quarantena che mi cambia proprio il modo di vivere le giornate, di ragionare. Certo. Sì, poi a parte qualche incubo, ovviamente questo è il periodo in cui tutti facciamo sogni un po' strani, mi sembra di aver capito, e quindi magari ho iniziato a fare sogni che non ho mai fatto, come non so, cioè sono in mezzo sono al mercato circondata dalle persone e mi viene l'ansia perché sono al mercato e potrei essere contagiata da qualcosa, ecco, ovviamente questo sogno okay. Prima non mai fatto. Il numero dello psicologo quello bravo ce l'hai ancora comunque, sì. Ma figurati, Giulia, Claudio, volevi fare una domanda perché prima mi sembrava che no, penso che abbia risposto mentre lo dicevo. Okay. No, perché invece un'altra cosa che mi ha fatto morire da ridere, una battuta che secondo me è una delle più forti dell'ultimo spettacolo, che è dedicata un po' alla figura di tua mamma all'interno dello spettacolo. Ah, sì, è vero. Io te lo dissi anche alla fine dello spettacolo, guarda, questa è forte, tieni, perché lo sai che te la giochi bene, perché ma questa figura materna un po' ossessiva emerge con prepotenza nel tuo ultimo spettacolo, ma in realtà è così oppure hai esagerato, come spesso si fa nella comicità, un aspetto che è semplicemente un po' magari classico di tutte le mamme un po' ansiose, ma niente di più, insomma. Allora, visto che mia madre mi starà guardando... No, no, è bravissima, bellissima, su questo complimenti. No, vabbè. Giulia! Ciao mamma, sicuramente ho preso spunto da mia madre e comunque un po' dalla figura, cioè diciamo c'è anche la madre di tante altre persone, ecco, in quello spettacolo. Sì, un po' lo stereotipo della mamma un po' magari ansiosa, ma no. Sì, certe pillole me l'ha proprio regalate lei, devo dire la verità, quindi praticamente le ho dovute magari solo trascrivere, ecco. Anzi, lei ha visto lo spettacolo la prima volta che l'ha visto, perché io all'inizio di questo nuovo spettacolo inquadro un po' il mio personaggio, quindi parlo di come nasce tutta la mia, diciamo così, patologia ansiosa, diciamo così, e quindi racconto della mia famiglia, dei miei genitori, e per praticamente i primi 10 minuti, un quarto d'ora sui genitori, era la prima volta che lo facevo, c'era mia madre ed era in un angolo e rideva fortissimo, ma in una maniera proprio... la risata nervosa, sì, un po' liberatoria, cioè ho detto, questa se va avanti così tutto lo spettacolo io non so come andare avanti, cioè, sono rovinata. Senti Giulio, è possibile vedere un breve filmato brevissimo ancora di qualcosa, magari ti lascio perché ho finito l'ossitocina, abbiamo qualcosa, c'è qualcosa? Sì, sì, sì. Ti va Giulia se ne mettiamo un pezzo? Sì. Okay. Perché c'è tanta gente che ce lo sta chiedendo. Come ti senti oggi? Male. Stefano mi ha lasciato. Ho provato con la psicoterapia tradizionale, con la psicoterapia cognitivo-comportamentale, ho preso quantità industriali di fiori di bacche. Anzi, giardini di fiori di bacche. Ho letto sul numero di Focus che l'amore è soltanto un'alterazione dell'attività cerebrale provocata da un ormone, l'ossitocina. Io sto così semplicemente perché sono in crisi d'astinenza! Puoi tornare con me? È pieno di vantaggi essere singolo.
adesso metto il fertilizzante sui peli delicati. Poverina. Bene, ricordatevi che è consigliabile quando vedete Giulia Ponti in spettacolo, insomma, in scena da qualche parte, andate a vederlo perché ne vale la pena proprio. Brava Giulia. Sei un po' tutti, secondo me, ci rispecchiamo in te. Sì, sì. Anche ai giardini di Fieri di Bach. Ci identifichiamo tutte. Mi tantissimo. Tra parentesi, anch'io sto vincendo l'aerosol in farmacia. Ah, ecco. Brava, bene, bene. Giulia, speriamo di vederci dal vivo al più presto, ma tanto lo facciamo quasi ogni anno in un modo o nell'altro. Che dire, il tempo anche qui è andato velocissimo. Come? Stasera vola tutto. Sì, pazzesco, davvero, 1:20 volata. Abbiamo avuto una bellissima puntata con ospiti davvero, come sempre, devo dire, speciali, ognuno a modo suo. Quindi, Giulia, ci vedremo di persona, un grossissimo in bocca al lupo, grazie per essere stata qui con noi, è un piacere. Grazie a voi. Buonanotte quarantena, Giulia. Okay? Buonanotte quarantena. Grazie, ciao.